Allora, alla luce di tutto questo, cosa ne penso di Terna? Ci vado a investire? Conviene investirci? Secondo me, 20 years earlier. in questo video vado a capire se effettivamente investire in Terna possa essere una probabilità da prendere in considerazione oppure no. E nel caso ti dico anche se io personalmente ci investirei, per cui stai con me fino alla fine di questo video se sei curioso di saperlo. Anche perché proprio il 22 marzo di quest'anno sono usciti i risultati per l'anno 2022, che tra l'altro andiamo a vedere anche nel dettaglio. Ciao a tutti, bentornati sul canale Eurisparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 € in 18 mesi, libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione del video nel caso tu lo volessi acquistare, dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi il link sia per la versione cartacea che per quella Kindle, appunto qui sotto in descrizione. Secondo l'Edison Electric Institute, Terna è la migliore società europea fra le utilities per rendimento totale delle azioni nel triennio 2010-2012, dove il suo rendimento si è attestato al 24% rispetto ai rendimenti medi del settore, Dow Jones Stocks che era un meno 10% e FTSE MIB che era un meno 21%. Nel 2010 Terna ha ricevuto lo stesso riconoscimento per il triennio 2007 e 2009, in quanto il suo rendimento si è attestato al più 40%, realizzando una netta overperformance, quasi il 55%, rispetto al settore europeo che ha registrato un meno 15%. Allora oggi cerchiamo di capire se ci troviamo di fronte a un'azienda che darà sempre queste performance e se possiamo per cui attenderci un dividendo cospicuo per il lungo periodo. Per chi non la conoscesse, di cosa si occupa Terna? È il gestore nazionale del sistema di trasmissione dell'energia elettrica in Italia. Il suo ruolo principale è quello di garantire il funzionamento sicuro, protetto e affidabile della rete elettrica italiana, per cui è anche responsabile della trasmissione dell'energia elettrica in tutto il nostro paese, dagli impianti di produzione dell'energia alle reti di distribuzione e infine a noi utenti finali. Per cui Terna gestisce il dispaccio dell'energia elettrica, regola i suoi flussi, i flussi energetici, e mantiene le infrastrutture necessarie alla trasmissione di questa energia. Oltre alle sue funzioni fondamentali, Terna ha anche il compito di promuovere lo sviluppo e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nella rete elettrica italiana, nonché di sostenere anche gli sforzi che l'Unione Europea fa per creare un mercato energetico europeo più integrato. Parliamo di numeri. Quali sono stati i risultati alla fine del 2022? Ma prima di andare a vedere questo, parliamo del dividendo perché ci interessa e vediamo com'è andato nel 2022. Prima di tutto, il suo dividend yield storico è stato molto ballerino, ma in generale dal 2015 in poi lo troviamo sempre al di sotto del 5%, ma ha anche avuto dei picchi, come nel 2011, dell'8%. In termini monetari, però, la storia è diversa. Infatti, a parte il periodo fra il 2010 e il 2015, dove è stato praticamente fermo, ha avuto sempre un trend crescente, passando dai 0,115 centesimi del 2004 agli attuali 0,2911 centesimi distribuiti nel 2021. Nel 2023 la proposta è di 0,3144 centesimi per azione, in crescita dell'8%. Anche in termini di capital appreciation la situazione sembra ottimale. Infatti la market cap di Terna è passata dai 3,4 miliardi dell'IPO ai 14,3 miliardi del 2021. L'azienda dà soddisfazione ai propri azionisti, ma parliamo di numeri. Il fatturato è cresciuto del 13,8% rispetto al 2021, passando dai 2,6 ai quasi 3 miliardi di euro. Anche l'EBITDA è in crescita dell'11%, passando dai 1,8 ai 2 miliardi di euro. Il profitto netto dell'azienda rispetto al 2021 ha avuto un aumento dell'8,6%, passando dai 790 milioni di euro agli 857 milioni di euro. Migliora anche l'indebitamento finanziario netto, che è pari a 8.576 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto quasi ai 10 miliardi di euro che c'erano al 31 dicembre 2021. Anche il CapEx è in aumento del 15,5%, con un incremento da 1,5 miliardi a quasi 1,8 miliardi di euro. Tra i principali progetti realizzati nell'anno ci sono gli avanzamenti del collegamento tirrenico, il collegamento che collegherà la Sardegna con la Sicilia e quest'ultima con la Campania, opere finalizzate al potenziamento della capacità di scambio fra le diverse aree del mercato elettrico siciliano. Inoltre, per quanto riguarda l'outlook del 2023, ci sono buone prospettive secondo il management, che vede il gruppo continuare a concentrarsi sulla realizzazione dell'aggiornamento del piano industriale,
2021-2025, chiamato Driving Energy, e del Piano Nazionale di Sviluppo del 2023-2032. Questo è stato recentemente presentato e prevede oltre 21 miliardi di investimenti nei prossimi 10 anni. Ciò avverrà nonostante il contesto macroeconomico altamente volatile, caratterizzato da un'elevata inflazione globale, il rallentamento della crescita economica, l'inasprimento delle politiche monetarie da parte delle banche centrali e il rapido aumento dei tassi di interesse, oltre a poi tutti i vari problemi geopolitici derivanti per esempio dal prolungato conflitto che c'è fra Russia e Ucraina. Sul fronte delle attività internazionali proseguirà la valutazione strategica di ulteriori opportunità sui mercati esteri, per cui l'azienda si va a focalizzare soprattutto sul mercato statunitense. Inoltre, per quanto riguarda l'attività destinata alla vendita, prosegue quello che era il processo di dismissione degli asset in Perù, il cui completamento è previsto nella prima metà del 2023, mentre andando a proseguire dei lavori di realizzazione dell'elettrodotto Lina Verde in Brasile. Questo cosa significa? Che l'azienda è dipendente fortemente dal mercato italiano, ma che cerca degli sbocchi internazionali da sviluppare ed approfondire per continuare a diversificarsi e per cui per essere meno dipendenti dalla consistenza geografica che ha in Italia. Allora, alla luce di tutto questo, cosa ne penso di Terna? Ci vado a investire? Conviene investirci? Secondo me sì, nel senso che io ci metterò qualcosa, anzi, forse ce l'ho messa, ma lo vediamo più avanti. Mi sembra un business ben gestito, che opera senza concorrenza e che sembra avere una gestione interessante. Il fatto poi che la parte fondamentale, il debito, sia in calo, mi dà delle ottime sensazioni, ma ovviamente deve essere qualcosa che deve essere mantenuto come una costante nel tempo e non essere un qualcosa che è un evento sporadico come è accaduto adesso. Infatti, come dicevo prima, ci ho fatto un piccolissimo ingresso, solo 110 azioni, ma ho tenuto una certa liquidità nel caso il prezzo scendesse a dei livelli che per me sono grati, diciamo fra i 6.3 e i 6.5 euro ad azione. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo per cortesia di farmelo capire con un bel pollicione in su per l'algoritmo YouTube, ma anche per la mia soddisfazione, mera soddisfazione personale. Lasciami un commento e dammi le tue impressioni in merito. Se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun contenuto successivo, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche. Riguardo invece alle azioni migliori, due ottimi spunti potrebbero venirti dai dei video che ti lascio nelle schede qui di fianco. Qui su quelle che penso che siano le migliori azioni italiane e qui su quest'altro lato quelle che penso che siano le migliori azioni europee. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!